Noi non avevamo altre chance, quello, noi avevamo la chance di giocare in maniera, ecco, come ha detto lei, umile, correre a più non posso, cercare di limitare le loro grandi individualità, cosa che non ci è riuscito per lunghi tratti, ci è riuscito dalla seconda parte in poi della partita. Per il resto credo che per vincere in un contesto simile, contro un avversario simile, devi avere anche qualche episodio a favore. Noi siamo stati abili a portarli dalla nostra parte, loro forse più nervosi o più alla ricerca delle giocate individuali e questo non ha pagato. Io ci ho creduto fino alla fine perché potevo. Gli ultimi 10 minuti ho inserito Postorino, l'altro attaccante che avevo a disposizione, perché avevo visto che soprattutto sulla corsia esterna potevamo, alla sinistra in particolare, potevamo sfondare con più facilità. Così è stato, i calciatori mi hanno seguito e hanno fatto alla lettera ciò che avevamo preparato. A dire il vero, avevo fatto delle scelte un po' particolari, lasciando fuori 3 calciatori che fino adesso hanno sempre giocato dall'inizio, anzi 4 con Napolitano, perché in settimana li avevo visti un po' così, come si suol dire, appagati. Siccome venire a Vibo presuppone grande attenzione, grande umiltà, grande voglia di rispondere agli attacchi avversari e li ho voluti giocare a partita in corso. Loro, devo dargli atto che una volta utilizzati hanno fatto benissimo e credo che si è vista la differenza perché qualitativamente dal 15° del secondo tempo in poi abbiamo sbagliato poco, forse nulla. Sì, forse un'analisi giusta, però con gravissimi anche errori nostri, naturalmente di leggerezza in certe situazioni. Perché credo sempre che intanto bisogna dare merito agli avversari perché ci hanno creduto fino alla fine. Non è che, anche se onestamente magari il risultato poteva essere un attimino diverso, perché nel primo tempo abbiamo creato tanto. E abbiamo fatto poco, poi siamo andati sotto e poi dopo abbiamo ribaltato il risultato. E quando una squadra poi ribalta il risultato, una squadra che vuole vincere, una squadra che vuole fare bene, non può prendere 2 gol. Non li può prendere perché non ci stanno nel DNA di questa squadra. Però li abbiamo presi perché forse. Nei momenti in cui dovevamo stringere i denti e magari anche di buttare la palla anche davanti, non l'abbiamo fatto. Siamo stati un po' leziosi. Però io ho detto ragazzi, voi, al di là che questo è il campionato che dobbiamo fare e che oggi la Cittanovese ci ha detto di fare. Io ho detto la colpa è mia perché secondo me forse ho creato una squadra troppo con poco equilibrio, secondo me. Secondo me questa è una squadra che ha avuto poco equilibrio e quindi non avendo molto equilibrio ha peccato un po' di presunzione. Non è che ha peccato di presunzione perché forse la squadra abbiamo snobbato la Cittanovese, assolutamente perché no, non sta nel mio DNA, non è il mio carattere. Io dico sempre che a volte certe sconfitte non vengono mai. Per caso. Fanno male perché perdere in casa fa sempre male. Però questo, se c'era bisogno di farci ritornare con i piedi per terra e farci ritornare a essere, tra virgolette, un po' sporchi, no? E toglierci un po' questo profumo che abbiamo, forse è così, anche da parte mia, non solo da parte dei giocatori. Io ho detto ragazzi, la colpa è mia, non vi preoccupate, state tranquilli. Adesso alziamo la testa e bisogna lavorare, bisogna lavorare.